Allora, 5 per 1000, perché voi dell'Africa Chiama chiedete questo importante contributo, insomma, agli italiani, ai cittadini, perché dare il 5 per 1000 all'Africa Chiama? Dunque, innanzitutto lo ricordiamo, il 5 per 1000 non ha nessuna spesa per chi lo decide di destinare, quindi è la modalità per sostenere dei progetti importanti, fondamentali e senza appunto alcun costo. Il 5 per 1000 che appunto noi riceviamo viene utilizzato sia per i progetti di cooperazione internazionale, quindi per garantire cibo, scuola e salute a bambini in difficoltà in Kenya, Tanzania e Zambia, e da diversi anni l'associazione è anche impegnata in attività fondamentali sul nostro territorio. Sia per quanto riguarda l'orientamento sanitario alle persone straniere, sia per quanto riguarda invece il supporto educativo e scolastico che noi rivolgiamo a bambini di origine straniera. Allora, importante è anche un supporto sanitario a quelli che vengono qui e che segue l'Africa Chiama. Esatto, l'Africa Chiama è impegnata già da un paio d'anni in questo servizio di orientamento sanitario sul territorio per la popolazione straniera, e la novità degli ultimi mesi è attiva appunto da aprile, e è questo ciclo di incontri dedicato soprattutto alle donne e alle mamme straniere ed è attivo tutti i giovedì a partire dalle ore 15 presso il consultorio dell'ASUR di Fano. Questo servizio è un momento davvero importante perché un'ostetrica volontaria, affiancata dalle nostre mediatrici culturali, si offre di rispondere a domande e dubbi delle donne straniere presenti sul territorio e affrontare tematiche riguardanti appunto la salute femminile, i servizi di screening gratuiti, salute materno-infantile e tantissime altre tematiche. Allora, Africa Chiama, sempre grande impegno nel continente africano, però anche in Italia e nel territorio ci sono importanti iniziative. Sì, l'Africa Chiama è presente da 18 anni in Africa, in particolare in Kenya, Tanzania e Zambia, e si rivolge a circa 18.000 bambini e ragazzi in grave difficoltà, con numerosi interventi nei settori della scuola, della nutrizione e della salute.